Cioè, tuo giornale, La Verità, questa mattina fa un titolo che riguarda la patrimoniale e ne parleremo dopo. Ma in realtà a centropagina così affronta, diciamo, la questione Natale. Ultima mazzata contro bar e ristoranti. L'ulteriore stretta durante le feste comporterà il dimezzamento del fatturato e una perdita di 41 miliardi. Quindi, come a dire, forse sono eccessivi ancora queste restrizioni? Si doveva fare altro? Per motivi diametralmente opposti ai miei interlocutori, sono molto pessimista, perché vedo che con grande facilità si invocano le chiusure di settori economici sulla base dell'argomentazione che non sarebbero necessari. Ora, vorrei parlare con quei signori che sono costretti a stare chiusi e dirgli: ma mi sa che non sei necessario, sei d'accordo? Io non credo che gli operatori che lavorano alle stazioni sciistiche, piuttosto che i ristoratori, siano d'accordo ad essere bollati come non necessari. Vedete, ogni volta che noi chiudiamo l'economia, noi l'economia non la fermiamo, la uccidiamo. Ed io mi rifiuto, con tutta l'energia che ho, di pensare che oggi, 29 novembre del 2020, 50 anni fa l'uomo è andato sulla Luna, la nostra unica risposta di fronte al virus sia chiudere tutto. No, mi spiace, non ci sto, anche perché sarebbe il caso di quantificarla quanto costa questa chiusura. La possiamo quantificare? Certo che la possiamo quantificare. Considerate che nel secondo quarto del 2020 abbiamo perso all'incirca 80 miliardi di PIL rispetto al secondo quarto del 2019, cioè il trimestre in pieno lockdown rispetto ad un trimestre normale significano quasi 900 milioni di reddito perso al giorno. Lo dico perché si invoca con grande facilità la chiusura di interi settori economici dicendo: sì, ma tanto poi ci saranno i ristori. Signori, vi do uno spoiler, una notizia: non c'è nulla. Voi potete parlare con quelli che sono stati costretti ad essere chiusi e questi signori non hanno nulla. Quindi io raccomando grande responsabilità, non voglio fare polemica, però quando io sento dire: la libertà, abbiamo usato la nostra libertà in maniera irresponsabile, certi settori devono essere chiusi. No, la libertà non è mai irresponsabile, la libertà è la libertà. Noi siamo esseri umani e gli esseri umani hanno bisogno di socialità, chiaro? Quindi hanno bisogno di socialità, quindi non invochiamo... Ma non di rischiare la vita... Prego? Ma non di rischiare la vita, lo stava dicendo. Ma allora, il fatto che andando a sciare significhi rischiare la vita è una sua opinione, non è un fatto. È una sua opinione. Non solo mia. Il fatto che chiudere i ristoranti significhi risparmiare vite non è un fatto, è un'opinione. È chiaro? È un'opinione, anche perché questi signori, mi riferisco ai ristoratori, li abbiamo fatti indebitare, gli abbiamo fatto fare degli investimenti, poi qualcuno gli dice: oh, lo sai che c'è? Secondo me, non lo so come, perché io non ho visto nessuna ricerca scientifica, secondo me ci si ammala venendo al ristorante e quindi te stai chiuso. Ora, qui c'è una grossa differenza. Sì, professor... assolutamente così. No? Professore. Dai, non si può raccontare queste cose di primo mattino, dai, ma per favore. Sono d'accordo che guardi, abbia pazienza, dottore, io ho il massimo rispetto e non ho voglia di fare polemica. Chiaro? Non ho assolutamente voglia di fare polemica. Però non si muore solo di Covid, è chiaro? Perché ci sono imprenditori che il 27 lo stipendio non ce l'hanno, è chiaro? Quindi quando un medico dice: state chiusi perché dobbiamo ammalarci di meno, quello stare chiusi significa per quel qualcuno che non ha nulla. È chiaro? E di questo dobbiamo esserne tutti consapevoli. È chiaro? Dobbiamo esserne tutti consapevoli. Dragoni, anche perché... Prego.
Sì, il suo ragionamento è molto chiaro. Mi verrebbe da opporre il fatto che la questione economica è sicuramente importante, ma la risoluzione non è apriamo, la risoluzione è diamo soldi a queste persone, perché una volta che sei morto c'è poco da fare, non ci puoi andare né a sciare né a fare nient'altro, non so come dire. Allora, vabbè, io so, quindi, guarda Flavia, inviti la lepre a correre, ma i soldi non ci sono e i soldi non sono arrivati. Allora, e questo è un punto di partenza, è un punto di partenza da cui dobbiamo, ripeto, di soldi parleremo fra un momento.